Salve a tutti gli appassionati di motori e soprattutto ai teneristi. In questo video testiamo il funzionamento della bobina di accensione. Nello specifico, questa è la bobina di accensione che ho smontato dal mio Super Tenere XTZ 750. Faccio una piccola introduzione al lavoro che deve svolgere questo componente. L'azione è quella di generare una differenza di potenziale tale da indurre scariche elettriche attraverso le candele. Come avviene questo? Abbiamo una bobina primaria, in questo caso la primaria è questa qui, dove c'è un polo negativo e un polo positivo. Se fate caso, ci sono dei rilievi dove si denota il simbolo negativo e il simbolo positivo, e una bobina secondaria dove questo è il polo negativo e questo è il polo positivo. Quando premiamo lo start di accensione, chiudiamo il circuito e facciamo passare corrente attraverso la bobina primaria, generando un campo magnetico attorno ad essa. Quando lasciamo lo start, il crollo del campo magnetico della bobina primaria induce una tensione nella bobina secondaria che porterà la corrente alle candele, provocando la scintilla. Andiamo ora a fare dei test, delle misurazioni passive, quindi con la bobina staccata dal circuito, smontata dalla moto, seguendo le indicazioni che ci dà il manuale di officina. La prima misurazione che si va a fare, andiamo a misurare la resistenza tra il polo negativo e il polo positivo dell'avvolgimento primario. Quindi il manuale di officina ci dà un valore da rispettare che è tra i 2,38 e i 3,22 ohm. Quindi valore più basso del tester sono 200 ohm, lo vado a posizionare su 200 ohm. Dato che il valore da misurare è molto basso e questo tester comunque è un tester economico, andiamo a vedere innanzitutto la tara. Facciamo toccare il positivo con il negativo e vediamo che misura ci dà: 2,5. Ricordiamoci questa misura perché dopo la andremo a sottrarre alla misurazione che facciamo sulla bobina primaria. Quindi polo negativo, polo positivo, andiamo a misurare. Abbiamo 5,3 ohm, perfetto. La tara era 2,5, di conseguenza abbiamo 2,8 ohm di differenza. Il range da rispettare era tra 2,38 e 3,22, di conseguenza la misurazione è andata bene, la bobina primaria funziona. Andiamo ora a misurare la resistenza sulla bobina secondaria. Il manuale ci dice che deve essere tra i 12 e i 18 kΩ. Di conseguenza andremo sul tester, mettiamo 20 kΩ, prendiamo la bobina e andiamo a svitare le pipette, che la misurazione in questo caso sull'avvolgimento secondario va fatto senza pipette. Teniamo il cavo e giriamo la pipetta. Come vedete, c'è una vite che si avvita sul cavo di gomma. Lo facciamo per tutte e due. Teniamo il cavo, giriamo la pipetta.
Quindi, partendo da qui, questo è negativo, partendo da qui, questo è positivo, quindi andiamo a mettere il negativo qui e il positivo qui. Andiamo a vedere la misurazione. In questo caso la tara del tester non ci interessa perché siamo su valori di 20 kΩ. Ed è talmente bassa la tara che non ci interessa saperla. Siamo su 15,53 kΩ. Dovevamo stare tra i 12 e i 18, quindi anche la misurazione sulla bobina secondaria è andata a buon fine. Significa che la bobina in questo caso funziona correttamente. Dato che abbiamo smontato le pipette e già siamo posizionati sui 20 kΩ, il manuale di officina ci dice che la resistenza che ci deve essere tra negativo e positivo deve stare tra i 9 e gli 11 kΩ. Quindi andiamo a posizionare il negativo qui e il positivo dentro. Vediamo la misurazione sul tester che è 10,57. Dovevamo stare tra i 9 e gli 11 kΩ, quindi è perfetta. Misuriamo anche la seconda pipetta, negativo, positivo, 10,29. Anche la seconda pipetta funziona perfettamente. Ora ne approfittiamo per andare a smontare l'interno della pipetta con un cacciavite spaccato di una dimensione giusta, se no andiamo a rovinare la vite in ottone che è all'interno. Facciamo una leggera forza e sentiamo che comincia a svitarsi. Arriviamo a svitarla tutta, vedremo che dopo la vite cadrà la resistenza, che è quella che ci ha dato il valore in kΩ prima nella misurazione, e la molla che serve appunto a tenere la resistenza su questo contatto, altrimenti si muoverebbe. Quando questa vite non viene smontata da parecchio e la trovate parecchio ossidata, un consiglio: se avete prodotti idonei, utilizzateli, altrimenti con del succo di limone in un bicchiere, la lasciate circa un quarto d'ora, 20 minuti, diventa nuova senza fare nulla, neanche spazzolarla. Gli date una soffiata, se avete il compressore o anche senza compressore, ridiventa praticamente nuova e la potete rimontare. Ora, per rimontare queste cose qui è molto semplice: la tenete dritta, fate cadere la molla, fate cadere la resistenza. Fate ricadere la vite all'interno. Adesso pian piano si fa rientrare nella filettatura. Una volta che è centrata nella filettatura, cominciamo ad avvitare fino a che arriverà battuta. Faremo una leggera pressione per serrarla. Perfetto. Dopodiché possiamo rimontare le pipette sui cavi. Prima rimettiamo i cappucci, altrimenti siamo costretti a rismontare tutto per metterli. Quindi prima vanno i cappucci. Bisogna fare un po' un gioco rotatorio per inserirli. Adesso, con molta delicatezza, facciamo riprendere la vite sul cavo di gomma fino a che non arriviamo a sentire una resistenza nell'avvitare, e lì ci fermiamo. È inutile andare oltre perché comunque è una vite che sta avvitando su un cavo di gomma. Una volta che sentiamo che c'è resistenza, finiamo e rimettiamo il cappuccio fino a battuta. Stessa cosa per la seconda pipetta. Andiamo ad avvitare.
Appena sentiamo resistenza ci fermiamo. Perfetto, la bobina è rimontata. Vi ringrazio se avete visto questo video. Lasciatemi un mi piace, ma soprattutto datemi un consiglio per la realizzazione dei prossimi video. Alla prossima, grazie.